E ciao a tutti e bentornati a Cimina, la nostra città moddata su Cities Skylines 2. Nello scorso episodio abbiamo continuato l'espansione della nostra città, messo tutte le case che potevamo per finire il quartiere e abbiamo creato questa nuova griglia che oggi andremo a riempire perché la nostra città ha un disperato bisogno di abitanti aggiuntivi, per cui andremo a soddisfare questa richiesta. Prima di fare ciò, però, dobbiamo guardare un attimino come mai la felicità della città è praticamente nella media invece di essere alta. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui city builder. Perché secondo me c'è qualcosa che non quadra. Ecco appunto. Pausa. Non ho vigili del fuoco e non ho messo la pula. Ma porcaccio, me sono completamente dimenticato. E adesso andiamo a risolvere. Allora, onestamente io direi di metterli intorno alla montagna. Visto che tanto ci stanno, secondo me è la scelta migliore. Ora, sarebbe bello... Oh, ci sta perfettamente qua nell'angolino. Adoro. E poi lo estendiamo noi, come abbiamo fatto di solito. E la pula... Ui, ci sta benissimo anche la pula qua. Fantastico. Ok, allora... possiamo noi estendere la caserma qua dei Caramba per fargli riempire per bene quest'area? Dei Caramba, dei pompieri. Avrebbe senso? No, non mi sembra abbia senso. Allora, facciamo così, tanto per dire ci leviamo questa di torno. Questa è troppo grossa, né? Sì. Questa dimensioni giuste. Allora, andiamo a fare una cosa così. E poi andiamo a girare. E poi andiamo a chiudere sto lucchetto. Poi vi spiego perché. Alcuni di voi mi hanno detto che il fatto che le case si resettino, quelle che avevo costruito io, che avevo allargato e tutto, adesso mettiamo anche in pausa, è perché bisogna bloccare il livello della casa. Se io non blocco il livello della casa, queste vanno ad aumentare di livello e quando aumentano di livello si resetta il lavoro che ho fatto io di estensione, eccetera. Per cui in tutte quelle che io ho piazzato manualmente, io devo bloccare. Questo anche significa che se le piazzo a livello 1 rimarranno. Quindi di nuovo devo stare attento io a cosa piazzo, come lo piazzo. Questo non lo sapevo, quindi ringrazio quelli di voi che me l'hanno spiegato e adesso vado a bloccare tutto. Credo sia stato Angelo, non vorrei sbagliarmi, comunque grazie. Allora, andiamo a bloccare tutto quello che ho piazzato manualmente. Vedete che era tutto non aumentato di livello praticamente. Ok, poi abbiamo questa qua giù che si era già resettata una volta, infatti al 2. Questa è quasi al 2, blocchiamola. Ok, poi devo bloccare anche i negozi, perché altrimenti quelli che ho piazzato, che ho modificato, andranno a scavolarsi. Ok, anche lui, blocchiamoli anche questi. Non ricordo di preciso cosa ho fatto a questi, ma nel dubbio li blocco. La scuola non aumenta di livello, quindi non dobbiamo preoccuparci. Queste anche da bloccare. E adesso d'ora in poi mi devo ricordare che quando piazzo qualcosa che vado a modificare ad angolo, tondo, eccetera, devo andare a bloccarne il livello. Dovrei aver bloccato tutto quello che ho modificato. Direi di sì. Ah, mancava questa. Ok. Per cui adesso siamo a posto. Bene. Detto e fatto ciò, andiamo a riattivare la simulazione. Stavo dicendo, finiamo di fare sto villino qua ad angolo. Anzi, invece che un villino, onestamente, io vorrei piazzarci una palazzina. Invece che un villino. Quindi, se io facessi un 2x2, densità media. Un po' piccina. Questa mi piace già di più. È un po' alticella, ma ci sta. Ok,
Potrei anche andare a mettere Mixed. Potrei anche andare a mettere Mixed. Potrei metterne due di fianco una all'altra qua. Questa è un po' troppo alta. Questa pure. Questa mi sembra perfetta. Ne mettiamo due di fianco di queste. Ok, quindi devo cercare di allinearmi per bene io. Perfetto. E ora vado io ad aggiungere siepe e altre cose per fare qualcosina di realistico. Quindi queste due devono star bloccate. Posso riattivare la simulazione. Adesso andiamo a fare siepe alta. Perfetto. Qua andiamo a fare così. Qua non ce n'è bisogno. Ok. Poi erbetta. Andiamo a piazzare giù l'erbetta. E hop. E hop. Perfetto. Poi alcuni di voi mi hanno suggerito di andare a inserire delle altalene anche. Che secondo me, no, se non ricordo male, avevo già inserito. Allora, se non ricordo male, quella casuale era buggata, perché la numero 2 rimane metallica, quindi... Però non ci sono mica anche le altalene normali. Set di giochi per il parco, ecco qua. Andiamo a far così. E andiamo a fare zitto te. Voglio vedere se riesco a allineare questo. Voilà. Non è proprio allineamento perfetto, però questo volevo. Fantastico. Ok. Tanto per avere qualcosa di diverso, invece ho sempre di mettere pianta roccia, pianta roccia, pianta roccia. Poi mettiamo qualche pino, tanto per cambiare. Bene. Così abbiamo tirato su un pochino la popolazione. Sono 20 case sono con questo, quindi fantastico. E ora possiamo rimetterci a costruire. Quindi, come ho detto, ho fatto la griglia nuova ed è tempo di riempirla. Ora, stavo pensando di fare qualcosina simile alla mia griglia organica, onestamente. Invece di fare la solita griglia grigliosa, diciamo. Quindi di provare a fare qualcosa del genere, però non voglio avere delle case larghe 6. Qui voglio provare a fare una cosa così. Se non è che se non le faccio allineate si rompe la griglia, come non detto. Quindi a questo punto andiamo a allinearle noi. Via. Ecco, si è rotta la griglia comunque. Molto bene. Ok. Quindi io vado a prendere il vicolo e gli lascio due di spazio. Così.
perché niente che mi dici che non è possibile, io ti dico che è possibile, lo faccio anche. Ok, poi andiamo a fare la stessa cosa, tiriamo su sta strada che devo allineare per bene le cose, quindi di nuovo lascio solo due di spazio, tiro dritto, idem dall'altra parte. Ok, ok, allora, ma sì, va bene così. Poi qua tiriamo dritto un'altra volta, così mi rifaccio ancora la stessa cosa. Ok. Poi andiamo a fare la stessa cosa di fianco. Ok, perché questa qua la voglio fare un pochino più a quadratoni, diciamo. Perfetto, esattamente la distanza che volevo. E ancora una volta, perfetto. E ancora una volta, perfetto, ottimo. Poi andiamo a fare anche dall'altra parte. Perfetto. E infine qui andiamo a fare un vicolino così che passa di fianco alla scuola. Ok. Ora, questi vicoli qua però non mi piace che vadano direttamente sulla strada. Il problema è che se vado a mettere una strada normale diventa troppo larga e quindi poi devo spostare tutto di uno. Vabbè, sposteremo tutto di uno, che dire. Bisogna accontentarsi, quindi andiamo a far così. Andiamo a potenziare queste. Ok, e poi andiamo a spostarle di uno così. Poi qua c'è un segmentino di troppo che lo togliamo. Andiamo a far così, così la rifacciamo senza questo. Ok, qua si è sminchiata un pochino la griglia. Allora, che è successo qua? Ok, qua c'è ancora qualche erroruccio. Qua no, perfetto. Quindi andiamo a far così, ok. Ai 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 ai, anche qua c'è un erroruccio. Allora, ritentiamo, andiamo a far così. Così, niente più errorini, fantastico. Così, così, e così. Ok. Ok, adesso stiamo ragionando. Fantastico, quindi andiamo a togliere questo collegamento. Andiamo a togliere questo. Sì, è troppo vicino, tanto. Ok. Poi andiamo a fare i collegamenti pedonali. Quindi andiamo a fare una roba così. Così. Qua è già a posto. Ok. Quindi andiamo a fare così. Ok. Qui possiamo far così, siamo a posto. Qui possiamo far così. Qui così. E qui così. Ok.
Magari andiamo a fare anche quest'angolo, che sarebbe una buona cosa. Ok. Bene. Adesso la cosa mi piace un pochino di più. Quindi intorno alla scuola a me piacerebbe andare di palazzine, quindi lo faremo dopo. Mentre qua intorno voglio cambiare un pochino le cose, quindi voglio fare il waterfront americano. Da qua, perfetto. Ok, waterfront americano. Poi stessa cosa dall'altra parte. Waterfront americano. Ok. Scusate, europeo. E poi passiamo alle case europee e andiamo a mettere le case europee qua dietro. E qua ho fatto un errorino. Mannaggia a me. Lì. Andiamo ad americano. Questo... Ok. Lì. Mentre lì cresce tutto, io voglio andare a fare quelle palazzine che vi dicevo qua. Però non voglio fare delle palazzine qualsiasi. Piacerebbe fare qualcosina di un attimino più particolare, diciamo. Allora... Prima di continuare, iscriviti. Per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui City Builder. Ok. E ok, così hanno un po' di forme diverse queste palazzine. Anzi, facciamo così. Togliamo questa. Ok, e qua in mezzo andremo a decorare e qui andiamo letteralmente a piazzare palazzine americane, mi va benissimo. Lasciamole crescere e qui in mezzo andiamo a decorare un attimino con un masso. Ok. Poi andiamo a mettere un paio di alberelli. Qualcosa del genere. Ok. Secondo me è un buon cambiamento. Nel mentre possiamo anche dare un'occhiata alla felicità della città, che adesso è molto più alta, con la polizia. E mi dice che c'è una lamentela per copertura della quadra sanità bassa. Avevo forse io ridotto il budget? Sì. Per cui andiamo a ritirarlo su per il momento, visto che tanto abbiamo una marea di soldi. E vediamo. Ok. Poi andiamo a vedere un attimino i grafici di Workplaces e Workforce. Ok. Quindi noi abbiamo 572 lavoratori e 864 posti di lavoro. Quindi sicuramente ci servono più abitanti, su questo non c'è dubbio. Quindi qua io posso anche andare a fare questo. E qua posso andare a fare questo e questo. Ok.
Poi non vi preoccupate che casette ad angolo e compagnia bella, faremo anche tutto quello. Sto solo cercando di fare una sorta di struttura centrale di abitanti, diciamo, prima di fare il resto. Ok. Quindi noi in città al momento abbiamo due ingressi, abbiamo la rotonda qua giù e abbiamo qua questa curva. Volendo noi possiamo fare anche un ingresso qua in futuro. Sicuramente. Guardando se abbiamo qualcos'altro. Qua è tutta una vergogna, quindi adesso con le autostrade sbloccate andiamo a sistemare. Secondo me l'avevo già sistemato l'altra volta, ma... fatto che, col fatto che era crashato, sì, avevo perso i tubi. Ok, adesso mi ricordo per bene il tutto. Via l'anarchy, perché altrimenti coi tubi è sempre un casino. E coi tubi noi andiamo direttamente, invece che passare di qui, a parte che... Vabbè. Andiamo a connetterci fino qua giù. Perché? Perché adesso io vado a piazzare l'autostrada anche un pochino più avanti, fino a sta rotonda. Che non ha senso. Anarchy. Che abbiamo autostrada, autostrada, poi sto segmento una strada normale, poi di nuovo autostrada. Non c'ha senso. Soprattutto vedere la gente parcheggiata lì mi dava alquanto fastidio. Perché parcheggiarla intorno quando la città è piena di parcheggi? Per cui, così secondo me, ha un pochino più senso. Pochino, non tanto, però c'ha un pochino più senso. Ok. Bene. Qua sta crescendo il tutto. Quindi per il momento io mi voglio limitare a fare un contorno con le siepi. Intorno alle rotonde. Ah no, ho usato quella sbagliata, ecco perché non veniva come volevo io. Questa, ok. Di nuovo misure spannometriche, perché purtroppo non abbiamo la roba delle strade parallele sto gioco, ma vabbè. Yikes, non è proprio perfetto, quindi andiamo a far così. Ok, quasi. È quasi giusto, diciamo. Quasi. Oh, nuovo livello. Perfetto, quindi... noi abbiamo 4 punti. Le rotonde ancora per il momento non ci servono. Il crematorio, regà, il crematorio. Ai 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 ai. Non ho mai messo una gestione dei morti. A parte che non ci servono, perché ho sprecato quel punto. Perché ho la mod Magical Ears, o come cavolo si chiama, quindi i morti spariscono direttamente all'istante dalla loro casa. Che serve per non avere costantemente l'avviso c'è un morto che sta aspettando, eccetera, che è letteralmente una piaga. Poi con la mod della popolazione bisogna averlo attivo. Quindi ho letteralmente sprecato un punto. Quando è stato l'ultimo salvataggio? Quando stavo facendo la curva lì delle siepi, perfetto. Dietro quel punto così. Assolutamente non lo voglio sprecare. Ok. Bro. Almeno ridammi lo strumento che stavo usando, però sì, dai, così no. Subì.
Ok. Non è perfetta, ma ce la si fa bastare. Quindi qua mancano 2 XP, un pezzetto di strada abbiamo fatto, dai. 1, 2. Oh, problema risolto. Questa roba delle strade è un meme. Basta costruire le strade e poi spaccarle. Guadagniamo esperienza. Ok, quindi crematorio non ci serve. Gestione dei rifiuti. Dei rifiuti al momento non ci serve, ma ci servirà in futuro quando arriverà la patch dell'economia. Perché io sto... quando sto facendo questo video la patch dell'economia non c'è ancora, ma credo che dal prossimo episodio che vedrete, dopo di questo, la patch dell'economia sarà attiva. Ovviamente ve lo dirò all'inizio del video, per cui avrò bisogno di gestire ancora meglio la città. Allora, io direi che sicuramente l'ente assistenziale ci serve. Secondo me dovrebbe servirci. Però aspetterei, perché secondo me con la patch d'economia cambiano un pochino le cose. Quindi a sto punto io farei l'impianto di trattamento delle acque, così iniziamo a trattare l'acqua ed esportare la nostra capacità di trattamento. Che secondo me è una più che buona scelta. In più, visto che abbiamo tutta quest'acqua intorno, andiamo a piazzare un paio di pompe per ciucciare l'acqua e venderla. Che anche questo ci sarebbe abbastanza utile. Quindi per quanto riguarda il dove, io letteralmente metterei un paio di pompe qua. Così. Questo lo andiamo a trasformare in rurale. Andiamo a fare... una roba così. Ovviamente questo non poteva andare bene. Ok. Sì, ma perché? Perché si devi sollevarti da terra? Fastidio. Ok. E ok, e qua in mezzo io farei anche l'impianto di trattamento in quest'area. Non è molto grande, quindi non credo di poter fare molto bene l'espansione, però ci si accontenta, diciamo, dai. Ok. E quindi con questo noi non dovremmo più andare a importare servizi, ma dovremmo andare effettivamente a esportarlo a breve. Quindi andiamo a controllare di avere tutti i tubi collegati. E la risposta è sì. Ok, ok, ok. E noi abbiamo... Oddio, questo... Vabbè, facciamo. Ma dove va l'altro tubo? Scusaste. Ah, l'altro tubo va di qua, ne? E lui esporta lì. Bene. Ottimo così. Dobbiamo noi puntarlo da altre parti? Non mi sembra. Ok. Quindi immagino che sia più che altro una questione di attesa adesso che vado a esportare. Yikes. Allora, io direi che possiamo ridurre al 50% il budget a questo punto. Che senso efficienza dell'azienda?
Ah, ok. Vabbè, dalle tasse non ci faccio un cavolo. Cioè, che me frega. Ci faccio 500 dalle tasse. Cioè, piuttosto tiro sull'efficienza dell'azienda, così vado a fare più soldi. Ok. Ora, io lo so che ho ancora dei punti di lavoro aperti, ma visto che sono andato a dare una mano alle aziende a livello di acqua, mi sembra anche giusto andare a piazzare qualche aziendina in più. Abbiamo finalmente sbloccato gli uffici, che sicuramente non cresceranno, però nel dubbio io vado a piazzarli nelle aree che ho lasciato a loro da un po'. Ok. Bene, raga. Pian piano dovremmo andare a saltarci fuori. E poi dobbiamo andare di produzione perché stiamo ancora importando tanto, eh. Quindi sicuramente altre aree agricole, eccetera, ci serviranno. Adesso vedremo poi dove. Per oggi però direi che abbiamo fatto abbastanza, quindi direi che ci possiamo fermare e noi continuiamo nel prossimo episodio. Ciao!